La Luna Rossa va letteralmente a volare in quelle che sono le acque della Oceania, questo bellissimo continente che comprende l'Australia e la Nuova Zelanda. In particolare, proprio in questo territorio della Nuova Zelanda, il team d'Italia va a sconfiggere altre 2 volte gli inglesi di Ineos di Ben Isle, andandosi a portare a un totale di 4-0 nel Prada Cup. Ottengono una vittoria veramente straordinaria, sfolgorante, 13 secondi di gran vantaggio, di piacevole vantaggio. Poi nella successiva regata Luna Rossa va ad avere un successo più che netto, andando a prendere, a cogliere un errore in avvio del team e andando a cogliere con grandissima capacità, con grandissima elevata capacità, un vento di cambio piacevole, dunque utile. E dunque Luna Rossa vola nella Prada Cup, ripeto, in vantaggio con 4-0 proprio sugli inglesi di Ineos. Sono queste notizie belle di cui vi do, di cui vi faccio godere, diciamo così, chiaramente parlando. E tutto va come deve andare, sembra quasi di trovarsi in una dimensione aulica, nonché angelicata. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro da Leandro, narratore italiano, complimenti a Luna Rossa.